Sono accompagnati dal vicepresidente del Napoli, Gianni Punzo. Eccolo in cavallo. Fuori classe eccezionale. E questa opinione la ho di lui da quando l'ho visto la prima volta nel 74, nei Pulcini degli Argentino Junior. Ancora gli italiani non hanno visto il vero Maradona, non hanno visto nella sua enorme dimensione. Ha bisogno, come tutti quelli che veniamo dall'Argentina, dal Sud America, di un certo periodo di ambientamento. Quando lui avrà avuto quell'ambientamento, crescerà lui e assieme a lui crescerà il Napoli, che sarà una da mettere fra quelle quattro che hai detto tu. Ancora il Napoli, io ho fiducia che possa arrivare fra le tre prime, con il Maradona vero. E Bertoni? Bueno, Bertoni credo che sia il giocatore del Napoli, in quel periodo che ho visto io, in quelle tre partite che mi ha toccato vedere, il migliore in senso assoluto. Ah, io sono molto contento per Daniel Bertoni perché è un mio amico particolare, proprio siamo veramente amici e ho avuto la fortuna e l'opportunità di stare con lui in un periodo molto brutto per lui perché era nel recupero di una malattia piuttosto seria e certamente pericolosa. L'ho visto lottare, soffrire e direi segnare tanti gol e farne segnare. Io auguro Bertoni di avere la stessa affermazione che ho avuto a Firenze anche a Napoli, anche perché io sono un innamorato di Napoli e sarei felice che Bertoni potesse dimostrare in pieno il suo valore. E adesso vorrei fare una domanda a Bertoni. Bertoni, noi abbiamo parlato tante volte con te e con Passerella di Maradona. Non posso dire che quello che mi dicevi, perché sembrerebbe proprio ripetere il discorso di Sivori, ma oggi giocandogli assieme, tu che sei già campione del mondo quando lui cominciava a diventare un nazionale fisso, che giocava nel campionato del mondo in Giappone, ora che gli giochi accanto e che sei un po' un fratello maggiore, cosa ne pensi di lui? Io penso che la parola l'ha detto Enrique, no? Ha detto che Diego è un calciatore in questo momento il migliore del mondo. Penso che giocare accanto a Maradona è molto importante per un calciatore come io, che non sono alla fine del calcio, però direi già un calciatore di esperienza. Penso che arrivare a Napoli dopo di stare in Firenze e giocare accanto a Diego per me è una cosa molto importante nella carriera calcistica mia. Ecco, vorrei che tu mi aiutassi a fare una domanda difficile a Maradona. Se tu fossi al mio posto per un momento, che cosa chiederesti a Diego Maradona? Ti devo dire, scusami, è che io ho un amico che è il presidente dell'isola di Palmarola, che chiama DAM, un marchio e una garanzia, Diego Armando Maradona. Ecco, tanto per darti l'idea di cosa vedono i tifosi in Maradona. Fammi una domanda, fa una domanda a Maradona per me, per favore. Per me è molto difficile fare una domanda a Diego perché penso che ci sono tante domande importanti. Hai paura che se gliela fai difficile ti tenga fuori squadra? No, non è per questo. Io penso che Diego in questo momento è un calciatore che qualsiasi giornalista le vorrebbe fare tanta domanda. Penso che in questo momento che lei è il giornalista deve fare la domanda a lei. Grazie, volevo solo dire questo. Noi abbiamo chiamato Maradona, il quale ha consentito, lo ringraziamo, perché volevamo semplicemente dargli il benvenuto in Italia. Noi non desideriamo mettere in imbarazzo con domande difficili nessuno. L'unica cosa, io auguro a Maradona di avere lo stesso successo che ha avuto Sivori e di fare dimenticare Sivori a quelli della mia età e a quelli che hanno l'opportunità di aver visto in qualche modo giocare Sivori. Io ritengo, ho avuto la fortuna di vederlo giocare in Spagna, lo ritengo un grandissimo giocatore che deve adattarsi un momentino al clima italiano. Non deve sentirsi il peso di tutti i miliardi che dicono sia costato, perché in Italia si guarda soprattutto al giocatore con affetto, è un po' di noi che alla domenica sgambetta per il campo. Ecco, io desidererei sapere questo, è disposto a ricevere anche qualche insulto dagli avversari pur di accontentare i suoi amici di Napoli? Sì, bueno, traduce Bertoni. Sì, Enrique che vuoi tradurre. Sì, io non... No, la traduzione di... Io traduco in argentino. Ah, bene, bene, vai tranquillo. No, è che io lo veo normale per tutto quello che si dice di Maradona nei giornali, che a veces è certo, a veces è mentira. Io veo bene che anche se mi insulte, perché se no sarebbe molto facile tutto. O sea, sería tutti elogi e esa non è la vita. ¿Capito? Sì, abbiamo capito.
Comunque facciamo vorrei tradurre per no, tutti. Però, Diego, sì. Come stai? No, ha capito. La pregunta era los insultos que puedas recibir de los adversarios. De los adversarios, sí, yo respondí eso. Ah. Comunque vorrei dirle una cosa, Maradona. Sia disposto, ecco, a prepararsi a questo. In Italia quelli che si lamentano non sono amati. Lei non dica mai vorrei che l'arbitro facesse questo, vorrei che... lo dimostri in campo, perché lei è capace di dimostrarlo con i suoi piedi e la sua testa. Io ritengo che avrà tutti i tifosi italiani dalla sua parte, anche quelli che naturalmente non tifano per il Napoli. Comunque direi questo, grazie di essere intervenuto, auguri a lei e al suo Napoli e soprattutto ci regali del buon football, perché il Napoli, dal Napoli quest'anno noi pretendiamo solo del buon football e spero che i napoletani capiscono tutto questo e possano da oggi iniziare a vedere in lei il primo, con Bertoni secondo e tutti gli altri resti, le prime pietre per costruire un palazzo veramente da scudetto. Auguri, grazie. Grazie ai nostri ospiti, grazie anche al vicepresidente del Napoli, Punzo, che è intervenuto, anche se non è intervenuto nella discussione. Ma vorrei dire questo appunto, rubandovi un secondo. Punzo, che cosa mi ci devi dire di questo Napoli? Che cosa preghi di dire ai tuoi tifosi? Italo, che ti posso dire? Tu conosci bene la nostra passione e ci sei vicino perché ami Napoli. Noi per 14 anni, sono 14 anni che siamo in società quasi, e per 12 siamo stati sempre tra i primissimi posti. Gli ultimi due anni purtroppo non sono stati per noi felici. Avevamo promesso ai nostri tifosi di fare una buona squadra e quest'anno stiamo tentando di farlo. Grazie, auguri e in bocca al lupo. Grazie Punzo, grazie.